Nemmeno amici di fratelli della Combrega. Come va? Questo farò sofisticato, scimmie, spagnolesco, mi sono amico. Ci sono delle analogie, delle speculari somigliante. E basta con lo speculare. Oh, finalmente abbiamo riagguantato questa patente, anche io. La commissione medica, tutto è stato appurato, sarà inserita nuovamente dopo questa sospensione motivata. Una foto da Bob De Niro, ti stanno tutti bene. Questo secondo la visione distorta di qualche edita patente, non di dirsi di vecchio. Everybody's fine, quindi che buono sole di un film di tornatore, ma torniamo indietro al tempo. Questo sembra figato il Johnny Boy, cognome qual era, quale fu, qual è, film immortale, Mistress sottotitolato, dovete chiedere lo Dio all'inferno. Johnny Pivello, Johnny non è il pisello, Johnny Pivello, dopo che fu castrato, no, incastrato, no, Johnny Civello, ma quando è bello questo fatto? Ricevuto la trasmissione della relazione medica e quindi rilascia la patente. Codice identificativo, soggetto, certificatore, ma dove siamo? In Fulares, no? Veniamo radiografate, presente. Vuole la meta al detective. Io sono il detective, ma sono ispirato veramente in questo periodo. Sono anche imitatore, grandino bene, del commissario Avecchio, di prezzo. E voi scendete nel villaggio, non sarete mai imitatori di colui che fu, che anche fa passo. Allora, mandarci relativi al candidato. Candidato, voi potete anche candidare, ma un solo grido mi rende un po' più pieno. Alle prossime elezioni, non ci saranno queste elezioni presidenziali. Ancora ci dà, tipo Montaché, ingrassare sempre più, Donald Trump contro Kamala Harris, queste competizioni, queste rivalità, e naturalmente tutto un gioco di schermaglie, queste conferenze, questi incontri col popolo, ma non dico col populismo, votate di un solino, votantonio, oh, finalmente è uscita una mia recensione dopo questa sospensione, la patente, no, sospensione dell'emissione delle reviews su Daruma View, Wimpun, sì, questa serie di cui vi consiglio, l'ho recuperata di qualche anno fa, perché c'è un version, bravo. Un gioco di corruzione, anche sottotitolato potere di corruzione, e quelli che dicono volere il potere, ma insomma, se uno non può riavere la patente in quel momento, perché la legge prescrive questo, non può, quindi sono leggi che vanno sfatate. Allora, uomini, questo farò ritornato in forma sbagliante, questo farò che va via all'ospedale maggiore e si ferma per un caffettino e tutte queste donne un po' suore, queste vecchiettine che assaggiano la mano esistenziale della propria vita, oramai divenuto una cantilena, diciamo figurativamente parlando per non essere effettivo come metaforicamente, di visite, controlli medici e la vita scorre. Pantarei. Il tempo che trascorre, il tempo che ritorna, il farò ritornante, no, basta con questo participio presente, quindi ritornato, participio passato. Ma come brillante questo farò? Voglio raccontarvi delle mie avventure eroiche e anche erotiche. Nella vita ho avuto, questo è stato appurato, questo è Europa, è entrato, no? Tre donne, ma facciamo anche quattro e mezzo, che significa? Noi siamo nel film Boxing Helena, quella è una donna che viene fatta a pezzi, oppure in otto donne e mezzo, quella poi vuole, la grande del film, perché tanto il gioco sottotitolo mastodontico, monumentale, sfornante l'uomo, anche l'ormone, diciamo, dai punti grandi ormoni, ha un rapporto caliente. Sì, ci fu la masturbazione, ci fu la revisione,
la nuova visione, la seconda, terza, e poi di nuovo masturbazione. Allora, la pensa femminile, perché quattro donne nel tre? Fisicamente c'è stato tutto, da alla testa. Incontrai una di Roma, sì, anni fa, quando ci fu un incontro, film TV, con quella ci fu un bacio, mezzo, con quella no, con un altro un bacio, poi una sviluppata, quindi c'è da calcolare questo, una succhiata del capezzo, quindi questo, sì, e però insomma, riesce a raccapezzarsi, fra capezzole, pettenti che gli danno la patente fino di pazzo, risultare un pazzo, insomma un po' stupazzo. Questo parolte è sicuramente affascinante quando vuole, e che si muove così e qualcosa viene spasso, no? Ma è proprio la velocità del cervello. Del cervello no. Chi va piano va sano, che va nell'anima, no, lontano. Basta, può essere troppo precipitosi, questi genitori che vogliono i figli essere sessualmente subito furiginosi, capricciosi, cioè a 15 anni, hai la ragazzina, e ne fanno una colpa, con calma, perché l'uomo deve essere maturo, e qualcos'altro diventa, per via della maturità, più duro. Bisogna intuirsi nella vita, bisogna esperire, patire, soffrire, amare, poi tizzare, al bacino, doppiare, da cennini. È uscita questa autobiografia sessuale, che rischiò di morire, lui così ammise, confessò in un'intervista, anche in altre interviews, non sentì più il polso, e invece io non sentì più il polso, sì, ci sono persone polse, imbolsite, impigrite, indolentite, ci sono anche le persone indolenti, le persone che scrivono o parlano, no? America un film è un personaggio dolente, tutti questi luoghi comuni. Il farò ha spiazzato molta gente, ribaltando in maniera travolgente, sconvolgente, o forse mia bella o cattiva gente, il farò quando vuole esuberante, totalmente. In passato vorrei raccontare, dovete credermi, non voglio sembrare l'esibizionista che in carenza vostra, voi fate così, si vanta delle sue avventure, anche disavventure, anche sfide, in mezzo alla fila, no? E forse anche risultare sfidata. Chi lei? Lei sì, sì. Da parecchio che suo marito ha sfidato. Sono forse al grande Johnny Depp, Don Juan de Marco, maestro d'amore, incontro con lo psichiatra, pensa di fargli il lavaggio del cervello, ma lui consiglia a Marlonato, questo l'attore che lo interpretò, che è un di nuovo qui, di effettuare la raggio dell'uccello, più che altro della sacca scrotale, cioè proprio lo svuotamento con fai l'arco. Il farò quando voci da me. È un uomo che risulta sicuramente attento. Molto tempo fa, mi ricordo in un locale, com'è che quella ragazza il cognome l'ha detto a te e agli altri no? Ma l'ha detto anche a te, quella ragazza lavora qua, quindi nel contratto c'è sta che abbia inserito il cognome, ma l'ha detto solo a te. Che significa? Ma cosa? Perché io sono il commissario di indagare. Diciamo di parlare un uomo che può permettersi di ciccioleggiare, anche spesso di non lavorare, cioè sempre, oppure di lavorare per operare nel sociale, ma per operare affinché i vostri fegati a mani, oramai spafolate, si possano ristrutturare. Questo video potrebbe generare turbamento oppure il sospetto, la perplessità di qualcuno che non vorrebbe credermi, invece mi deve credere. Ah, furono giornate calienti, asfissianti, erotiche, potentemente, dicevo, anche il commissario Roberto, e ne vogliamo parlare la grande Isabella Russinova, che attizzò molto anche per Bonzoni, cioè
derogato dall'allenatore del pallone, il team mezzo destro, mezzo sinistro. Molta gente adesso sta entrando nel pallone, non capisce più niente in merito a questo falò, la gente può decidere di Berlino, non fare proprio Palino, perché falò Pichini non è convinto, questo è un personaggio migliore, che non eleverà mai il cervello, ma soprattutto ci sta la prima baciata. Questo falò non è combaciente con la realtà, corrisponde perfettamente alla sua età, nella più grande, no? Io, dite voi, che sono piccolo, devo crescere ancora. Quindi stabiliamo, noi abbiamo per contratto, contratto di firma, che io non ho la mia età, non ho quella che viene portata, ragazzi, d'identità, nella parente, 25 anni. 25 anni, quindi sì, opto per una regressione affinché la mia vita possa sempre più e meglio svilupparsi per l'elezione. Beh, allora basta con le toccate. È uscito questo film, L'amore al segretario, un film di Milan Bassi, di e con Giampaolo Morelli, che autodirige se stesso, praticante autoerotismo. Un genius grande d'epoca. Un film che sicuramente vedremo ai prossimi Oscar. No, non lo vedremo perché è stato scelto, non è stato candidato prima. La selezione dei film italiani da candidare, il candidato è Berlino, che è un video estero, già qui a Guagna, dove risolvere i casini. Ed è un film da scrivere le mie recensioline. Comunque, io non ho visto Maria Chiara Giannetta, avrei voluto vederla, proprio vedremo sul set di Rosa Elettrica, mi trovai in un unico maschio, devi romere di qua o qualcosa. E c'è questo attore, nella parte forse del nuovo Johnny Boy di Miss Swiss, questo attore in queste strade lagunare di Via Venezia, laguna? No. Comaccio, la piccola Venezia, Romagnola, e... Oh Dio, che cazzo di ma veramente voi credete a quegli haters che mi danno la patente di malattimento? Che vuoi? Insomma, avevo un ragazzo così bello, sparando, splendendo, splendendo, intelligente. E lo volevano di prima, addirittura si dava suicidio. E uomini, questa è l'Italia per cui combattiamo, per cui ci induriamo come uomini veramente tossi. Basta, bisogna svegliare tutto, liberarsi di questi esseri vetusti che s'angustiano. E poi uno diventa un tipo augusto, angustiato, e non riesce a respirare anche a livello metaforico. Invece dobbiamo dare libero sfigato, deve essere libero sfigato, no, sfogo alla fuga. Molti, diciamo, hanno il richiamo dell'Efe, che cosa? Della foresta? Alla Gerlondo. Jack London, poi abbiamo avuto anche, non è morto, abbiamo ancora, però non riesce da più, Jack Nicholson, Jack Torrance, sempre Jack Nicholson, dei Batman, dello scrittore, il Simon che viene citato, ma da chi, dove macchia, dove è morto, c'è di là, dove viene citato, è per questo che è nato quel figlio maledetto lì, che quello è un po' turbetto quel ragazzo, però è una lucidanza bella, come quegli occhi lucidenti, diciamo, di questo ragazzo cresciuto diventa bello, bello, bello. Come io a me credo, di dottor Spino. Comunque per fortuna non abbiamo visto nulla scelto guarda, perché se si toglieva gli strip, poi uno non aveva più strip con due, cioè non credeva solo, un incubo proprio. Oddio, iniziamo da Carmelo. Carmelo. Ma una mia zia di secondo grado si chiama Carmelo. Quindi questo Carmelo è anche un pugliese, è questa mia zia, Lucana, sono della Basilicata, beh, è un terrore anche quello del Carmelo. Lo fu. Carmelo, poi abbiamo Carmen Russo, ancora sta con quel ballerino, è sempre stato un ballerino di faccia. Erano quelle forme, diciamo, quella graziosità
Mulivre, le molivre sono di questa moda, sono, dicevo, esplosiva, e lo so che, ad esempio, Maranzone, quando la moglie si assedava, quando la moglie imparante, quel film, come arrivò tutta la donna, che si assedava, cioè, allora lo guardava, e il cucino è buono con una Simona Tanti. Io so tante cose che gli altri non possono sapere, perché sono proprio così. Vivo dell'essere luccicante, sono stile in giro dei cuori, meglio. Non vorrei essere investito da una macchina, guidarlo a me non, mi vedo benissimo. Assaltato, di patenti per cui poi mi trovo costretto a sentirmi troppo responsabile, non volete responsabilità per voi, no. Non voglio che vi aspettiate questa cosa, ma è bravo, però va bene questo, io mi credo che fosse un film, sarebbe andato dottore, va benissimo il ruolo della figurazione, può passare. Il resto, togliamo figurazione, diciamo, togliamo la U e la R, lasciamo la A, poi c'è anche azione tutta la legge. Va bene così? No, questa è la grande lezione di vita, di figa, di sfighe. No, ma... Curvigne! Mi hanno sempre quelle donne meridionali, molto molto felici, ma lo parla. Uberta, Uberta! E parliamo di quelli altri. Quando andai invece a svolgere il ruolo, diciamo, principale di comparsa, trasformato in questo film, il rapimento di Ravello, poco tempo fa, c'erano gli angoli, che però viva poco, il miracolo di San Giovanni, io ci credo, quando il sangue si liquefa, significa che sarà un annus mirabilis, pieno di fortuna. Io credo molto a Maronna, credo molto, infatti, a stessa Daniele si trova ad avere, diciamo, ruoli da comparsa. E che mi sente, secondo me? La parola da compagno. La parola da compagno, e tutti questi compagni conquistano. Ma non la proprio comune, no? La chiesa non si è mai sposata? Così, con la terra, no? No, con un presidente. E dopo, ma voi siete veramente la Madonna che tutto studente la compagna sta cedendo? No, che la divina provvidenza? Meglio la divina venendo le parole, no. Basta con questi timori reverenziali, con fare la riverenza, con la sua reverenza, no. Ci vuole un falò scamato, che beva, svelati, cazzeggi, sbagli. Sbandi, uno sbandato con equilibrato, un po' squilibrato, sempre bello da andare profumato. Questo è un falò eccezionale, è un falò che conosce provare per credere. Comunque andrò a vedere questo film, la paura è la stessa che poi mi masturberò sulla Gianetta, tutto scoscetto. No. Nello scrivere una recensione molto analitica, no? Ma se non ne faccio mai niente, si passa da serie di una linguina di scuola così. C'è questa sofia, sta proprio di scartella per colpo del padre. La verità grande a coprire le malefatte, proprio di venire Mussolini, mi voglio parlare di vincere quei figli dell'occhio, voi che fate i Marocchi nella valle di Pinocchio, basta la mentire. Tu, di cartella, devi essere Pinocchio, no, sei interno quella ragazza che aveva due teste. Quella mezzogiorno che lì, come diceva, disse il grande Christian de Sica, no, è andata lì al Donazzo, che stava con un miracolo, con Massimo Troisi. Quando ti vedo sono sempre a mezzogiorno. Ecco. Allora diciamo, la mezzogiorno, la nata a Filippo Fini, che soffriva di nero molto di ma fa così, sicuro, come ha ripeto, recitato. La vita se la così. Ma da corsi un po' tutto l'hanno dato. Da un momento l'hanno dato. Forma. Ma non lo so, forse. Per si resta forma. Lasciasse perdere il cinema. Non vale un cazzo.
poi uscirà, ovviamente, durato una luna, di Clint Eastwood, con il suo, sarà un anno sfilato di Nicholas, con l'arca. Lo vedremo anche in The Woman, Jesse Joseph, Jude Law, e, non ci può essere tanto, lo strato di Roma Texas. Ovviamente, allora, uomini, ho visto tanti vecchi, lì a fare la fila, con queste mani tremolanti. Lì alla commissione l'avete, con anche prego. Sì, in effetti io prendo degli psicofarmaci. Devo appurare se posso guidare. Se vai uguale ora forse, basta che non si spegne il motore. Il falò va a tutta sua, non si dice, non è così. A tutta fila. E no, tutta fila si può andare, poi di ferro lo guidi in stato di prezzo. Allora non fate le grandi bellezze. Oh. Non lo cagare! Come in voi? Dell'inguaramento veloce. Allora, cerchiamo di recitare. Ma quelli che dicono questa parola del conoscente pubblico di profitti, però sempre da dietro, da dietro. Da dietro? Sì, sì, avete ragione, da dietro. C'è tutto in guerra ai poveri idioti. Mi presenterò alla frontiera, sono bravo. Non è male di quelle connette che scrivono un'attrice, a mettere su queste compagnie che arrivano delle vecchie. Stasera recitiamo la nuova commedia, ma andate a darvi il curso ieri. Anzi, no, potete provare per guadagnare qualcosa. Chi piace deve dire un po' poco, dai, che non mi chiede nessuno, non mi vuole nessuno, a proposito, di gli appetete. Ma poi cerchiamo di fare i seri, io sono il commissario, chiaro? Cerchiamo anche di cambiare voce. Uscire anche il proiettore di voi. Ma non sarà doppiato adesso, poi massimo, come sta? Uscire anche la scala, mio padre si chiama la scuola, e lo è. Il mio nome è Massimo Decimo Neri. Beh? Il mio nome è Massimo Decimo Neri. Poi c'è il mercato di Inic, c'è il meridionale, c'è l'uomo di Merivo, quindi. Ci vuole un tipo la Rassico. Adesso la zona, ma la zona Rassico, siamo passati dal gladiatore al gladiatore, Russell, Dovete sapere che farò raramente guarda l'interlocutore, lo spettatore negli occhi per più di 2-3 secondi, fa parte la sua croce. Spioni, vi sto guardando. Però non guardate troppo, non fissate troppo, perché la gente potrebbe pensare, quello è maniaco, perché mi guarda così? Oppure potrebbe pensare, non ti sfoglio mai lo sguardo, ma ci vede bene, come? Ci vede bene. Eh sì, se uno fissa l'arma, oh, andate a farvi visitare dall'oculista, state sempre a guardare gli altri, i cazzi degli altri. Perché siete un po', Perché io so che poi ho detto, ci la volta, perché piace? A me piace, agli altri non lo so, dipende. Si incontra un'altra, spesso vado in un locale, vedete, dipende dal punto di vista. Inteso anche metaforicamente. Uno mi chiama, ciao Stefano, questo è il nuovo, ciao quello qua, e lui no, mi vede mangiare quello qua. Un altro, ehi abbiamo, così parlo, no? Che sia Bologna, io. E uno dico soltanto, lui è diverso, io no, non sono diverso, mi stai chiuso. Mi sono molto aperto. Quindi donne, apriamoci assieme. Allora dicevo, vicino. Che dicendo? No. Abbiamo il Ponte Nilo, che quello non ha una certa età. Dobbiamo pensare agli attori che sono adesso. Non pensare sempre al passato. Tutti i film del passato amici, c'erano delle stronzette, di film che facevano venire due coglioni. Ce la vogliamo dire, la verità questa è la verità. Quindi ci sono dei bei film adesso, dei brutti film adesso, ma basta essere passatisti e populisti, il populista lo si ovviamente deve tirare a canale, invece questo deve tirare mangiando, prima un tirare su e poi bevendo un canale, che c'è? Tirare a canale.
tirati su. Poi ci sono quelli che ti tirano su, quelli che vogliono che tu vada giù, a sud. È veramente un mostro questo rapporto. È vero, è vero. Naturalmente c'erano anche tanti ragazzini, ho visto uno con delle scarpe da tennis, ma no, come dire, di quello erano scartellato. Scartellato per cosa sta? Tipo, un po' basso, tacchiatello, faceva di bello. Stava lì con il cellulare, il pistoletto, ma dico, ma ne vogliamo parlare di Leonardo DiCaprio? A parte del 6, ci parlate. Via, so, basta, via, sono a Torugli da scappato, non vado un cazzo. E quelli che si segano, in assenza di qualcosa lì, di tutta l'assenza, si segano sui film. Il regista voleva dire, che voleva dire, lo saluto che voleva dire. Quindi adesso canterò, il mio segreto chiuso in me. Che faccio? Il falò, un uomo che sa il falò su. Mettiamo a posto, guardate con voce stretta, scaprette, il falò in più tutto nel buco. Con una veloce, abbiamo detto, attentamente, si chiude, chissà quando il tutto fuoriesce, più sta dentro e meglio, giusto? Posto, quindi dico tutto a posto, da posto. Busca con motore, e poi ci sono tante portate, la voglio, tutto. Sono lì, quindi fa anche la lingua così. Poi dopo la lingua vai a farla. Quando devi fare la lingua. Quindi madrelingua, madre femmina. Uomini che non siete linguisti, non siete artisti, incominciare a conoscere la lingua italiana, no, spesso gli italiani sono di opera, meglio la lingua straniera. And this is a good video about Jeff Torrance. Torrance living in Poverty Town.